Ma quanti dei tuoi pazienti ti sposerebbero e ti vorrebbero come amica, cara Valentina De Maio, psicoterapeuta e sessuologa? Buonasera, pochi. Ciao, ciao, piacere Sonia. Ciao Sonia, molto piacere. Allora Valentina, dobbiamo stringere il brodo perché negli ultimi 10 minuti è successo praticamente l'impossibile, l'imponderabile. Che ne pensi dell'amicizia? Chi è il tuo amico del cuore? Sentiamo. Ivan, non ne ho una, ne ho tre. Tre amiche del cuore. Sei amiche del cuore, ma non perché una ha più valore dell'altra, ma perché ognuna a modo suo è una persona fondamentale per la mia vita. Come si chiamano? Allora, Rita, è la mia migliore amica da quando avevamo 16 anni, quindi giusto 20 anni. E poi Antonella e Valeria, Antonella, che sono colleghe e amiche. Il segreto di un'amicizia duratura qual è? Secondo me non dirsi tutto. Lo so che ti posso un attimo spiazzare, però... Sì, sì, mi puoi spiazzare. Me l'aspettavo. Come ha fatto Antonio. Sì, non dirsi proprio tutto. Bene, okay. Bene. E invece una cosa da non fare in un'amicizia? Una cosa da non fare in un'amicizia è voler imporre la propria opinione a forza. Una cosa è un consiglio, una cosa è l'imposizione, secondo me. Quindi è anche importante per consigliare, ma nella modalità giusta. Un rispetto, quindi, diciamo, sì, dell'opinione diversa, quindi della possibilità di vedere le cose in modo diverso. Sì, assolutamente. Quindi, la tua posizione è esattamente il contrario di quello che ci raccontava Antonio, in pratica. Sì, abbastanza, sì. Che bello, io credo tantissimo bello perché Mario... nell'amicizia tra uomo e donna, per esempio, ma proprio enormemente. Ho il mio migliore amico anche, che per me è il grillo parlante, perché è proprio la mia coscienza in maniera completa. Cioè, appena io gli dico, guarda, mi sono fidanzata, gli parlo, glielo presento, e lui fa, no, non è la persona. Non è lui. Dice sempre così, scusami, no? È il grande fratello, chi è questo? No, intuisce. Ah, ok. Ma intuisce. Cioè, mi dice proprio quelle cose, quel difetto di quella persona che io già so, ho notato dentro di me, ma lo copro, faccio finta di non ascoltarlo, e lui va diretto dicendo, no, Vale, guarda, poiché già lo sai. Ma non è che poi segretamente... No. Quello è bello quando voi donne siete convinte di sta storia e poi dopo ci rimanete ancora più male, perché magari lui è pazzamente innamorato di te, magari no, ci mancherebbe altro, e te invece sei convinta che per lui sei soltanto un'amica. Sì, chissà, abbastanza. Chissà, speriamo che sia come dici tu, Vale, vabbè? Va bene. Io ti devo salutare perché c'ho anche Enrico dall'altra parte, però ti garantisco che la settimana prossima ci facciamo una chiacchierata bella ciotta. Quando vuoi, un bacio e buona serata.